Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo video sulla Land of Italy, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù e poi vi ricordo che anche che in descrizione ci sono i miei link di affiliazione Giants. Se volete potete usarli per acquistare tutte le varie cosine che riguardano Farming, tra cui il nuovo l'espansione Premium che uscirà a breve il 14 novembre, lo potete fare anche attraverso il mio link, così facendo potete aiutare la mia partner a crescere. E allora ragazzi, eccoci qua di nuovo sulla Land of Italy, continuiamo con i lavori su questi due campetti. Ormai siamo quasi al termine per quanto riguarda la lavorazione, perché nell'ultimo video abbiamo seminato l'avena sia al campo 10 che al campo 11. Adesso sto a fare quest'ultima piccola lavorazione del rullo. Questo rullo l'ho preso a noleggio, lo trovate sul modab ufficiale, poi vi faccio vedere qual è. E così facendo dobbiamo andare avanti il tempo, anche perché oggi è arrivato il momento di iniziare una nuova produzione, che sarebbe quella del pastificio, perché stiamo producendo farina al mulino, e quindi è arrivato il momento di portare sta farina al pastificio, così iniziamo a fare la pasta. Però mentre là l'operaio va, io devo fare un'altra piccola lavorazione. Prima di fare tutto ciò devo prendere un trattore per andare a dare una botta di fertilizzante. Questo qua è il Visini che abbiamo comprato nell'ultimo gameplay. Se ve lo siete perso andatevelo a vedere. Intanto nel frattempo ne approfitto per salutare i miei cari amici abbonati, El Diablo, Fausto, Lumax e Marco. Grazie, e vi saluto. E quindi dobbiamo fertilizzare, perché sta a zero, quindi ci diamo una botta di fertilizzante adesso e poi un'altra verso la primavera, insomma, così stiamo a posto. Così, ok. Poi, che dobbiamo fare, raga? Prima di mandare avanti il tempo. No, niente, devo fare sta lavorazione qua, raga. Altre cose non devo farle. Così, insomma, raga, finito con queste lavorazioni dei campi, finalmente possiamo, insomma, andare un po' più veloci con il tempo. Arrivare almeno, insomma, a novembre. Vorrei, l'idea mia è quella di arrivare a novembre. Almeno facciamo lavorare un po' il mulino e speriamo pure che le galline e le pecore, insomma, mi producano qualcosa in più, perché mo avendo i giorni al mese, io ne ho messi 3, le produzioni sono tutte un po' più lente, quindi bisogna far insomma camminare un po' il tempo. Così iniziamo pure con le uova, anche perché mo che andiamo a prendere il pastificio, poi appena abbiamo un po' di uova le possiamo portare anche quelle al pastificio e facciamo la pasta all'uovo. Quindi insomma di cose da fare ne possiamo fare più avanti. E poi quando riguarda le pecore, raga, possiamo iniziare a vendere poi la lana, e poi con il latte, appena abbiamo pure un po' di latte, possiamo andare alla latteria. Quindi quella è un'altra produzione che faremo prossimamente, insomma, appena abbiamo un bel po' di latte da prendere. E iniziamo a fare pure il formaggio ovino o caprino, insomma, quello che è. Ok, quindi insomma di cose ce ne abbiamo da fare, dobbiamo solo qua mandare avanti il tempo. Dai, qua tanto abbiamo finito. Dobbiamo andare pure dobbiamo passare dal nostro amico Rubicone, perché ci presta il suo muletto. Mi ha detto venitelo a prendere, perché lo dobbiamo portare al mulino. Grande Rubicone, quindi senza che andiamo ad affittarci, a noleggiarci altri muletti, ha detto no, venite a prendere questo mio, tanto ce l'ho qua allo shop, te lo vieni a prendere qua all'Agrimacchine e te lo usi e poi me lo riporti, insomma. Quindi dobbiamo andare a pigliare pure sto muletto a Rubicone e lo portiamo al mulino. Per quanto riguarda per caricarle, quindi useremo il muletto, e poi ci dobbiamo pure andare a prendere in affitto un camioncino con un pianale per caricare, insomma, tutti i vari pallettini, i pallettini, insomma, di farina, no?
Ok, non userò l'autoload questa volta, voglio fare una cosa un po' più, diciamo, carina. Sperando che non mi fa impazzi non mi fanno impazzisti i pallettini, perché insomma, raga, a me ogni volta che provo a caricarli manualmente va a finire sempre male, insomma, no? Vabbè, dai. Ok, mo finiamo qua. Diamo una bottarella qui. Ok. Perfetto, perfettissimo. Speriamo che così, insomma, fertilizzato. Boh, non so se usciranno erbacce, poi vedremo più avanti, eh. Quindi così diciamo che con i campi stiamo a posto per il momento. Ho intenzione poi di comprarne almeno un altro, raga, ve l'avevo detto già, perché insomma due campetti sono un po' pochini. Quindi penso di andare a prendere poi più avanti qualche campetto. Vediamo un po' con i soldi che riusciamo a fare con la pasta, se riusciamo a mettere qualche soldino da parte. Mi serve assolutamente almeno un altro campo, se non due. Mo vediamo un attimo, perché sennò così sono pochi i due campetti. Poi c'è una erba, pure quella erba un po' pochino, perché non è che se ne riescano a fare tantissime balle. Quindi insomma urge un altro campo sicuramente, eh? Quindi mo prossimamente andremo pure a fa sta cosina qua. Però tanto qua si sta a fa quasi notte. Oddio, mo ci scontriamo. Scusi, mi scusi, mio operaio, è colpa mia, colpa mia. Ok, dai, abbiamo terminato qua, eh? Penso di sì, è rimasto sto pezzettino qua, e poi possiamo andare. Dobbiamo arrivare almeno a novembre, raga, quindi dobbiamo far passare 3 giorni. E così, sperando insomma che ci entrino pure qualche soldino dalla vendita dei fichi d'India. Quindi penso qualcosina mi entra da là. Facendo passare insomma almeno 3 giorni, sicuramente là il mulino la farina ne sarà un bel po'. Così finisce di lavorare tutto il sorgo che ci ho portato. Ok. Ultima passatina, tanto questo ha finito, sta a passare sopra l'erba, il rullo, guardate là che scempio che mi devo vedere, guardate che sta a fare l'operaio, sta a passare sull'erba, poi si è rimesso sul campo, bravissimo, bravissimo, perché c'era un pezzettino da fare là, raga, eh. Ok, qua là no, accendiamo pure un po' i fari, dai, ce l'abbiamo, guardate qua che illuminazione il nostro Landini, raga, guardate qua che spettacolo. Che bello, che bello. Ok. Quello ha finito, perfetto. Fermati su, basta, basta così, basta così. Allora, dai, riportiamo tutto in farm. Allora, visto che c'ho la Follow Me, allora intanto restituiamo questo qua. Allora, questo qua si chiama Wheeled Roller, della Lizard, quindi lo trovate sul modhub ufficiale, eh? Ok. Allora, visto che ci ho detto la Follow Me, allora me li riporto così. Quindi control destro, F. Ok, a posto. Distanza, mettiamo un po' di meno. Vediamo un po' se facciamo 10 metri, ok. Perfetto. È comodissima sta mod, soprattutto quando dobbiamo spostare più di un mezzo, no? Per non fare troppe. È partito? Ok, sì, è partito. Ma dove sta andando? Dai, quando bisogna spostare più di un mezzo su un campo da una parte all'altra, ragazza, la Follow Me è spettacolare, eh? È un po' lentino lui, però arriverà. Messo 10 metri, ma vabbè. Aspettiamolo un attimo. Vedete un attimo se è arrivato. Dai, questo fa la stessa strada che faccio io, vedete? Proprio identica. Andiamo, dai. Andamos, andamos. Forza, andiamo, andiamo. Vedete che comodità, no? Soprattutto quando si gioca. Oh, ecco qua. Soprattutto quando si gioca, speriamo non fa la stessa cosa a lui. Lo fa in faccia sicuramente, raga, no.
più intelligente, vedete? Ma tutto quando si gioca su mappe abbastanza grandi e bisogna riportare i mezzi da una parte all'altra, la Follow Me, questa qua insomma è molto comoda. Questa qua è una mod solo per PC, la trovate sul modhub ufficiale, ok? Allora io questo me lo metto un attimo. Mamma mia, che è oggi? Sbatto a tutte le parti, ok. Perfetto, grazie. E adesso è arrivato il momento di andare a fare un po' di nannetta. Un po' di nannettina. Ok. Oh, preso il palo. Oggi sbatto un po' dappertutto, raga, Un po' dappertutto. Allora, vai. Andiamo a fare la ninnetta. E vediamo pure se entra qualcosina pure dai fichi d'India. Perché insomma, soldi. Con quei fichi d'India i soldi si fanno. Ma se non faccio passa, vedete, 24 già. Allora, una cosa strana che mi è capitata, raga, volevo dire. Il pollaio, vedete, c'ho 450 galline e si stanno a riprodurre come non lo so, raga. O c'ho il gallo che è una, non lo so, raga, c'ho un super gallo io, oppure c'è qualcosa che non va, perché vedete quanti ce n'ho, raga, ce n'ho veramente tanti, vedete. Ora vi faccio vedere meglio da qua la finestra animali, perché là non mi dà il numero. Guardate qua, ho 196 come si chiama qua? Pulcini femmine, 183 maschi, cioè 10, altre 10 femmine di 2 mesi, queste sono, quante so, da 0 mesi, guardate qua, 0 mesi, cioè c'hanno una riproduzione incredibile. Io non so se c'ha qualche problemino, ma insomma, ho partito con poche galline, adesso me ne ritrovo il pollaio pieno. Non lo so, o è il gallo mio, c'ho un super gallo, oppure c'è qualcosa che non va, raga. Mo dobbiamo vedere pure qua, raga, se succede la stessa cosa. Mo c'ho, qua ce n'ho 53, prima ce n'avevo 48, già ce n'ho 5 in più. Pure qua, secondo me, si andrà a riempire pure questa qua, so sicuro. Mo non so perché. Vabbè, però dobbiamo andare avanti il tempo così, perché sennò mi fa dormire un attimo. Ok. Andiamo. Andiamo al secondo, no, terzo giorno, mi sa. Terzo giorno di ottobre. Ok, vediamo un po'. Andiamo a controllare un attimo le pecore pure, perché io sono sicuro che sono aumentate anche qua. 53, no, qua non sono aumentate nulla. Ok, qua sta bene, l'acqua ce l'hanno. Comunque consumano pochissimo, raga, io ci ho messo 10.000 litri d'acqua la prima volta e così è rimasto. Ok, io direi di andare a novembre a sto punto, ok? Aspettate, andiamo un po' più avanti. Vedete, i soldi entrano dei fichi d'India, vedete? Quindi era da mandare avanti il tempo per fare, insomma, per far entrare qualcosina da sti fichi d'India. Oh, ecco la neve, no, non arriva la neve. Perfetto. Sì, ecco la neve, ragazzi. Qua nevica. No, non nevica. Sì, nevica, ragazzi. È arrivata anche la neve. Attenzione. Allora, io direi di, a sto punto, di fare che cosa? Di andare a Rubicone. A Rubicone, però, lui apre, mi sa, alle 9, mi pare, no? Quindi andiamo almeno alle 9. Così si fa pure un po' più giorno che si vede. Ok, a posto, così. Ok, allora io direi di andare a Rubicone, perché dobbiamo andare a prendere sia il muletto, eccolo qua, vedete? Ci ha detto vattelo a prendere, perché tanto io per il momento non lo uso. Appena è fatto me lo riporti e noi faremo così, raga. Lo prendiamo in prestito dal nostro amico Rubicone e ce lo andiamo a portare al mulino. E poi appena fatto, raga, poi ce lo riportiamo, lo lasciamo là, insomma, ha detto usatelo quanto ti pare e sta a posto, insomma. Ok, quindi mo questo lo portiamo al mulino e lo usiamo per caricare tutti i vari pallettini di farina. Ok? Eccoci qua, ragazzi, mamma mia quanto è lento, è lentissimo. Comunque ce l'ho fatta e lo poggiamo, ce lo teniamo qua. Guardate qua quanta farina, mamma mia, raga, guardate qua quanta farina che ci abbiamo. Ok, perfetto, raga, guardate qua quanta robetta. E ci abbiamo ancora 22.000 litri di orzo, Allora, per caricarle useremo un camioncino che ci facciamo portare qua direttamente, senza riandiamo a Rubicone.
Andiamo a prendere naturalmente il mitico 190-48. Lo prendiamo così, casomai con lo spoiler. Ce lo andiamo ad affittare e andiamo a caricare con questo. Carichiamo tutto qua. Questa volta, raga, non uso l'autoload. Voglio provare. Oppela, ho preso il muletto. Voglio provare a caricare così, ma non vi prometto nulla perché io mo ci provo. Almeno questa volta, e vediamo come va, ma non lo so. Io tutte le volte che ci provo poi va a finire che vado a prendere l'autoload. Comunque, dai, proviamo, non sarà tanto difficile, almeno penso. Il problema di Sipallet è proprio perché a volte si incastrano, a volte insomma, a volte vanno bene, a volte no, a volte sì. Comunque, proviamo, proviamo. Qua già ho sbagliato. E la madosca. E dai, vedete il problema? Non è che tanto. Proviamo a prenderne due alla volta, eh? Potevo fare pure tre veramente. Però dai, 3, 6, 9, 12, 15, una quindicina di pallettini ci abbiamo, raga, eh. Vedete il problema dei pallet che si incastrano con le forche. Ok, raga, non vi farò vedere tutto il caricamento perché sennò qua ci metteremo, il video durerà ore e ore. Comunque, giusto i primi, poi faccio un piccolo taglietto, perché sennò tanto mi dovete bene. Andiamo un po' da dentro se è meglio, forse è meglio, non lo so. Insomma, mica tanto. Ok. Ne ho presi pure il terzo, ho preso. Perfetto. Comunque è come se avesse l'autoload sto carro, perché vedete come me li mette, raga? Vabbè, meglio. Vedete? Devo solo tirare un po' più indietro, così. E così. A posto. Carichiamo gli altri. Beh, non male questa produzione, eh. Ne ha cacciati fuori un bel po' di pallettini e devo dire che c'è ancora, diciamo, altre 22.000 litri di sorgo, quindi qua penso che ne usciranno altrettanti, raga, eh. Penso una trentina di pallettini li riusciamo a fare, quindi vuol dire che riusciamo a fare pure tanta pasta, eh. Ok. Basta prendere un po' di mano pure, che vedete, adesso vado pure un po' più velocino. Velocino. Ok, dai, mo faccio un piccolo taglietto, raga, sennò qua non finiamo più, eh. Perfetto. Ok, ragazzi, finish. Non vi nascondo che ho terminato con la super forza, raga, per forza di cose, perché sennò qua non finivo più. Comunque, dai. Il muletto poi lo lasciamo qua per il momento, tanto poi lo useremo pure più avanti perché poi dovremo caricare altra farina. E mo andiamo al pastificio, finalmente andiamo ad attivare questa nuova produzioncina. Il pastificio stava lì al centro del paesino, se non sbaglio, no? Giusto? Quindi dobbiamo andare al paesino che sta di qua. Intanto guardate pure il... Quanto è bella pure tutto il paesaggio pure mentre nevica. Guardate che spettacolo, pure con la neve. Allora, eccolo qua. Ah, intanto qua, raga, ho fatto un danno qua al paesino, eh. Poi vi faccio vedere che danno ho fatto e purtroppo non riesco a rimediare. Allora, se quando ho messo i fichi d'India ho messo il punto vendita, che tra l'altro manco serviva perché già c'è un punto vendita qua sulla mappa che li accetta.
e l'avevo provato a mettere qua il punto vendita, quello dei fichi d'India, raga. Eccolo qua, vedete? L'ho messo qua alla piazzetta qua. E no, non me lo fa più togliere, raga. Non me lo fa più togliere, non so perché e come fare. E ho rovinato un po', diciamo, la piazzetta mo con sta bancarella, sto gazebo con i fichi d'India, vabbè. Comunque dai, torniamo a noi. Pastificio, eccolo qua, l'andiamo a noleggiare. Locazione, ok, perfetto. E possiamo fare quindi la pasta, quella che andremo a fare noi con la farina. E poi più avanti andremo a fare anche la pasta all'uovo, appena abbiamo un po' di uovette. E poi possiamo fare il pane, che si fa con farina, legna d'ardere. La legna d'ardere mi sa la possiamo sia comprare che produrre alla segheria. E poi le torte, vabbè, le torte sono un po' più complicate, ci voglio il latte UHT, le uova, il burro, insomma, legna d'ardere, farina, insomma, un po' più lunga la cosa. Comunque noi andiamo a fare la pasta all'uovo. Allora, eccoci qua, torniamo, giriamo qua dietro perché lo spunto di scarico è qui dietro. Dietro qua la chiesa, davanti la chiesa, eccolo qua il punto di scarico. Andiamo a scaricare la bella farinetta. Ecco qua, scarichiamo tutto, perfetto, guardate qua che velocità, super velocità. Andiamo ad attivare, attiviamo la pasta, perfetto, no? Produzione aperta, salviamo qua, attiva, ok, perfetto, e questa mettiamo generare. Abbiamo portato 15.000 litri di farina, vediamo quanta pasta ci farà. Vedete? Eccoli qua, e qua poi spawneranno i pallettini. Vabbè ragazzi, questo per oggi insomma è tutto per oggi, poi domani vediamo video di domani se mandando avanti il tempo uscirà la prima pasta, così la andiamo a vendere, facciamo qualche soldino, anzi vediamo un attimo i prezzi della pasta, ma stava bella altina la pasta se non ricordo male, se ricordo bene o male non lo so. Vedete, 6.500, dai, stai sui 6.500, il prezzo pure in crescita, quindi potrà arrivare anche sui 7.000, quindi qua soldi ce ne faremo. Vabbè ragazzi, concludiamo qua, spero vi sia piaciuto il video, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!